La Fondazione Giovanni Paolo II, il centro che organizza corsi di formazione professionale e artigianale, attività sportive ed artistiche, una casa dove anche il semplice passante si sente accolto dalla tipica ospitalità palestinese, oggi, 1 maggio, in occasione della beatificazione di Giovanni Paolo II, ha deciso di inaugurare una statua in pietra bianca di Betlemme in suo onore. La celebrazione si è svolta in contemporanea con Piazza San Pietro a Roma e ha visto partecipi le principali autorità palestinesi, dal sindaco di Betlemme al primo ministro Salam Fayyad, dal capo della polizia che lavora per garantire sicurezza e vivibilità sul territorio al presidente delle ACLI Andrea Oliviero, dal nunzio apostolico Monsignor Antonio Franco a padre Ibrahim Faltas, presidente della fondazione in tutto il Medio Oriente. Penso che questo è un grande giorno, un grande giorno per noi, un grande giorno per tutta la Chiesa universale, anche per la Chiesa di Gerusalemme e per questa fondazione che porta il nome di Giovanni Paolo II e per la città di Betlemme che lui veramente, che aveva nel cuore questa città. E io non dimenticherò mai la sua visita qui durante il 2000, quando è entrato nella grotta, non voleva uscire, non voleva lasciare la grotta e pregava. E anche durante i momenti difficili lui è intervenuto tantissimo, è intervenuto per aiutarci, per essere vicino a noi e soprattutto durante l'assedio. E una partecipazione di tutta questa gente significa come vogliono bene Giovanni Paolo II. In molti si sono chiesti come mai tanto fermento a Betlemme per la beatificazione di Giovanni Paolo II che in realtà avverrà a Roma. È doveroso ricordare il gesto del Papa del 15 aprile 2002. L'esercito israeliano aveva occupato la città di Betlemme e molti palestinesi si erano rifugiati all'interno della Basilica della Natività. Quando ormai non sembrava più esserci alcuna speranza, quando non vi era più comunicazione con nessuno, quando le trattative internazionali erano fallite e tutti erano ormai pronti a una battaglia finale che sicuramente sarebbe stata una strage, padre Ibrahim Faltas ricevette una telefonata. Era Papa Giovanni Paolo II. Gli disse di non temere, che lui pregava per loro, che non dovevano avere paura, di continuare a resistere. In quel momento ogni tipo di differenza religiosa divenne irrilevante. Le parole di Papa Giovanni Paolo II fecero riacquistare a tutti la fiducia e la consapevolezza della preziosità della vita. Allora, per noi questa giornata è molto importante perché Giovanni Paolo II significa tante cose per noi, per il popolo palestinese, per tutto quello che ha fatto per noi come popolo sotto l'occupazione israeliana. Allora Giovanni Paolo II era una voce di giustizia che chiede a tutti di fare giustizia a questo popolo. Per noi è un giorno meraviglioso per questo e ringraziamo questo beato, ringraziamo Dio per questo beato anche. Giovanni Paolo II aveva chiamato le ACLI nel 2002 invitandole ad allargare i loro confini sociali. Anche oggi erano qui a Betlemme per impegnarsi ulteriormente al servizio dei lavoratori ed in particolare dei lavoratori palestinesi. Per noi è una duplice festa, perché è la festa per un grande Papa, amico dei lavoratori e grande uomo del dialogo, e insieme è la festa di San Giuseppe, patrono dei lavoratori. Queste due cose si uniscono perché proprio Papa Giovanni Paolo II è stato per noi un grande animatore del mondo del lavoro ed è stato colui che proprio 30 anni fa nella Labor et Exercens ci ha richiamato a mettere al centro l'uomo lavoratore come elemento cruciale della questione.